Sul confine settentrionale, la Calabria si congiunge alla Basilicata con tratti assai distinti, che evocano l'antica unità amministrativa e denunciano insieme il più recente abbandono. Qui il tempo sembra essersi inchiodato alle cose, lasciando pressoché inalterato il severo paesaggio sul quale veglia il massiccio del Pollino. Tra i segni del nuovo vi è l'autostrada, timida e discreta, che corre svettando su dorsali montuose e si intrufola spesso in lunghe gallerie e talora vola su agilissimi viadotti sotto i quali si intrecciano i tanti sentieri, ancora percorsi da greggi ed armenti o da rari asinelli in via d'estinzione. La regione ha conservato proprio qui i tratti più arcaici, di recente posti in luce da scavi sistematici, che hanno portato alla scoperta del Bos Primigenius, il graffito della grotta del Romito a Papa Sidero, una delle più interessanti manifestazioni dell'arte preistorica in Italia. Grande importanza la scoperta del riparo e della grotta del Romito, ha importanza sul piano puramente archeologico, paleontologico, perché è stato individuato un giacimento di grande spessore, un giacimento perfetto, diciamo, nella sua stratigrafia e che ha dato industrie delle civiltà paleolitiche, del paleolitico tardo, del paleolitico superiore. Importanza artistica in quanto questo deposito, questo giacimento ricopriva in parte era alla luce del sole, ma in parte ricopriva una grande figura di toro selvaggio, di bue selvatico. Il famoso toro del Romito che fu scoperto nel 1961 e che poi attraverso successivi studi, ricerche e specialmente esame della stratigrafia del deposito che aveva relazione con la figura stessa, si è potuto senz'altro definire come di età paleolitica, di età del paleolitico superiore e quindi in accordo con quanto le culture umane di questo giacimento ci dicevano. Sono state trovate tre sepolture, tre duplici sepolture. Ogni sepoltura conteneva due individui, due di queste sepolture contenevano una donna e un uomo che erano stati deposti insieme nella sepoltura stessa, sovrapposti l'uno all'altro, anzi uno, l'uomo abbracciava la donna, teneva il braccio sulla spalla della donna. Un'altra sepoltura invece era costituita da due individui di sesso simile, due giovani, due uomini, non deposti l'uno sull'altro ma l'uno accanto all'altro, uno vicino all'altro. E tutto questo sistema particolare di seppellire indica un rituale che è proprio tipico di questa grotta e che in forma così conclamata, così chiara, non è che si trovi in altri giacimenti. Le sepolture risalgono all'incirca 9500 anni avanti Cristo. Questa datazione si è potuta fare attraverso l'analisi del radiocarbonio, i campioni di carbone che sono stati trovati nel deposito stesso, nella sepoltura medesima. Però il giacimento risale a molto più tempo, perché altre analisi del C14 che sono state fatte per gli strati più bassi, ma non terminali, non gli ultimi più profondi, ha dato all'incirca 16.500 anni. Ma è probabile che gli strati più bassi, che si trovano a 1,50 m circa più sotto di questi datati, risalgano perlomeno a 20.000 anni. Altre significative orme di civiltà a noi più vicine
possono essere però colte in queste contrade, solo che si abbia la pazienza di addentrarsi nei paesi solitari, raggomitolati su colli e speroni, che l'autostrada lascia tranquilli ai suoi margini, gelosi custodi del proprio passato. Siamo a Mormanno, antica postazione longobarda nel Gastaldato di Laino, oggi porta settentrionale della Calabria. Cinquemila anime all'incirca, tutte dedite all'agricoltura, alla pastorizia e alla caccia, e naturalmente ai lavori domestici. La cittadina, già feudo de Chiaromonte, poi utile dominio del vescovo di Cassano, non ha smesso i tratti salienti della sua civiltà contadina. Risparmiata al terribile terremoto del 1783 che devastò la regione, Mormanno conserva significative memorie medievali, come il campanile protogotico di Santa Maria del Colle, dalle linee e inflessioni romaniche, con al centro del primo ordine la trecentesca statua lignea della Vergine con Bambino, che s'affaccia benedicente dalla sua nicchia. Il duomo che sorge accanto fu rivestito da paludamenti barocchi nel corso del secolo XVIII, secondo un gusto che fu comune a molte regioni d'Italia ed Europa. La ristrutturazione del duomo di Mormanno, dedicato alla Vergine del Colle, fu opera dell'architetto Pietro Scardino da Padula. La sua fatica ebbe compimento il 6 agosto 1790, quando il tempio fu nuovamente consacrato. Alla ristrutturazione il vescovo, barone di Mormanno, contribuì con 900 ducati, ma il popolo offrì generosamente il contributo delle proprie braccia. Le cronache coeve raccontano che in quegli anni furono fuse a Napoli le campane che costituiscono ancora oggi il vanto dei cittadini di Mormanno. Alcune, poste su un barcone, dovettero fare il periplo della Calabria prima di raggiungere Corigliano sul Rione, per essere poi trasportate su un carro trainato da buoi sul posto. Altre, sbarcate a Scalea sul Tirreno, pervennero con analogo mezzo ad Orsomarso e di qui i mormannesi dovettero portarle a braccia sino alla torre campanaria per mancanza di strade adeguate. L'interno di Santa Maria del Colle, anch'esso ristrutturato, conserva numerose testimonianze di fede e di arte. Non sappiamo se all'impianto dell'organo abbia avuto parte, come vorrebbe la tradizione, Giovanni Donadio di Mormanno, detto appunto il Mormando, architetto e organaro di chiara fama, attivo a Napoli tra la seconda metà del secolo XV e la prima metà del successivo. Uno dei pochi organi pienamente efficienti tra i tanti ancora presenti in Calabria. Nei pregevoli pannelli lignei intagliati e dorati, posti a decoro del parapetto, si scorge Davide che suona la cetra tra gli angeli musicanti. Si vedono i santi Francesco d'Assisi e di Paola e le scene mariane dell'Annunciazione e dell'Assunzione. L'arte del legno in Calabria non è stata finora adeguatamente approfondita. Eppure essa costituisce uno degli aspetti più caratteristici della cultura regionale tra XV e XVIII secolo.
Nonostante le pesanti razzie, ad opera di antiquari senza scrupoli, il patrimonio ecclesiastico conserva numerosi arredi lignei di rilevante interesse storico-artistico. Primo fra tutti, il coro del convento di San Francesco d'Assisi a Cosenza, che, sebbene datato al 1505, vive però artisticamente al di fuori di quel tempo, riproponendo motivi squisitamente gotici che la cultura monastica si indugiava ad esprimere. I seggi dove in passato si sono succedute generazioni di frati sono divisi da colonnine tortili, terminanti con un granchiore, con piccoli gruppi di intonazione simbolica come il leone che uccide il drago e le sagome di uccelli, di leoni rampanti e il monogramma dell'osservanza tracciato da Bernardino da Siena. Parimenti cinquecentesco è il cappello ligneo del battistero di Santa Maria del Colle. Esagonale, con decorazione intagliata di pilastrini, pannelli figurati, piccole sculture di rude ma interessante modellazione, che si intonano perfettamente con la conca marmorea del 1578. Notevole lavoro di scultura decorativa su modello lombardo e toscano del Rinascimento è il prospetto di custodia degli olei santi in marmo bianco finissimo, posto sul lato destro del presbiterio di Santa Maria del Colle. Basso rilievo pervenne a Mormanno con estrema probabilità da Napoli, capitale del regno. Dal secolo XVI in poi, continui e proficui furono i contatti culturali fra Napoli e Calabria, dove le grandi correnti artistiche e culturali ebbero due principali canali di comunicazione, gli ordini mendicanti e alcune famiglie dell'aristocrazia feudale. In tal senso vanno lette le opere conservate nel Duomo di Mormanno, come le sculture marmoree dell'Assunta e dei santi Gennaro e Gaetano, la cui devozione a Napoli e nel Regno ebbe sempre molto seguito, e i marmi policromi dell'altare maggiore, che insieme con l'argenteria liturgica e i paramenti sacri costituiscono il repertorio pregevole di una provincia non avulsa dalla cultura napoletana coeva. Un'ulteriore conferma dell'influenza della cultura napoletana nella Calabria settentrionale la ritroviamo a Morano Calabro, cittadina dall'impianto urbano inconfondibile, a ridosso dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a 20 km a sud di Mormanno. Alla sommità del paese, a pochi passi dal maniero medievale, posto a dominio dell'abitato e della valle, sorge la collegiata dei Santi Pietro e Paolo, un tempio abbastanza antico, ristrutturato nel secolo XVIII.
L'interno, a tre navate divise da pilastri, conserva notevoli opere d'arte. Prima tra tutte, anche in ordine di tempo, la croce tardogotica, una delle poche risparmiate in Calabria alle ricorrenti razzie di predatori sacrileghi che hanno trafugato le croci di Nocara, Grisolia e San Donato Nimea. In lamine d'argento a doppia faccia con estremità plurilobate, la croce è opera di un orafo meridionale del secolo XV. Nella faccia anteriore, intorno al crocefisso a tutto rilievo, figurano gli altorilievi sbalzati dei testimoni della Passione. La Vergine Addolorata, Giovanni l'Evangelista, Maria Maddalena e in alto l'angelo con la corona. Nel rovescio domina in trono l'immagine di San Pietro Benedicente e alle estremità compaiono i simboli stilizzati degli evangelisti. Dal diruto monastero di Colloreto provengono le statue marmorie di Santa Caterina e di Santa Lucia, attribuite ad uno scultore tardo manierista, Pietro Bernini, padre del più celebre Gian Lorenzo, attivo a Napoli dal 1584. L'abbazia di Colloreto, in località di Dente, sovrasta con i suoi ruderi una galleria dell'autostrada prima dello svincolo di Morano. Fondata dal padre Bernardo Milizia da Rogliano nella seconda metà del Cinquecento, fu abbandonata alla fine del secolo XVIII. Alla bottega del Bernini si devono probabilmente le statue di San Pietro e di San Paolo, eseguita agli inizi del 600 per legato dell'arciprete Corinna. In queste statue i canoni iconografici consueti si coniugano con le esigenze emergenti della Controriforma, che non esita a rivestire gli apostoli con gli abiti propri degli ordini religiosi tridentini. D'altro canto, la statua in marmo bianco a tutto tondo di San Carlo Borromeo testimonia anche nel gusto barocco un preciso modello devozionale, posto a baluardo dell'intransigente ortodossia. Sono questi segni assai evidenti di una partecipazione non episodica alla cultura coeva da parte di una regione non completamente isolata e depressa. Riprova puntuale di tale apertura culturale è la collegiata di Santa Maria Maddalena, sempre a Morano, una delle più grandiose chiese barocche della Calabria settentrionale. Il tempio si trova nella parte bassa della cittadina. S'apre su un lindo piazzale con ampia facciata neoclassica del 1814, segno del continuo aggiornamento strutturale imposto agli edifici sacri dai ricorrenti sismi che travagliano la regione. L'interno vasto e solenne, a croce latina, risulta elegante e sobrio nelle tre navate divise da colonne. E con la bella cupola all'esterno rivestita da splendide mattonelle. L'impianto ha gusto rinascimentale e si distingue nettamente dal fanatismo coevo che fuori della regione reclamava fabbriche ciclopiche splendenti d'ori e di marmi.
Parsimonia e ristrettezze suggerirono di raccogliere nel tempio pregevoli opere d'arte provenienti da altri edifici di culto. Una fra le più belle è la Madonna degli Angeli con Bambino in braccio, di marmo bianco di Carrara, proveniente dalla vicina chiesa di San Bernardino. È opera di Antonello Gaggini, architetto e scultore palermitano vissuto tra il 1478 e il 1536, al quale i frati minori osservanti di Calabria commissionarono questa e altre statue, come quelle conservate ad Amantea nel convento quattrocentesco di San Bernardino. Dal diruto monastero di Collereto provengono invece le statue marmoree di Santa Monica e di Sant'Agostino e altri pregevoli manufatti in marmo, in seta e in argento che, si spera, non vadano perduti e dispersi. Una serie di dipinti su tela fissano alcuni tratti salienti della Maddalena. Paludata di ridondanti vesti barocche, la Maddalena rispecchia la mondana coeva, forse qualche ricca peccatrice, che il pittore di maniera ha creduto immortalare nella tela un po' goffa e sgraziata. Ma nel repertorio iconografico di Morano figura, ieratico e splendente, il controtipo della Maddalena, la Vergine pura, che si staglia quale torre d'avorio insieme all'albero della vita. Attende qui di far ritorno il meraviglioso bozzetto dell'Arcangelo Michele, finissima opera di Corrado Giaquinto, restaurata dalla sovrintendenza cosentina. Non poteva mancare, nel santorale mormannese, l'emblema più consono agli ideali della Riforma. Di questa nobile collegiata è rimasto l'antico fasto dei marmi policromi, dei legni finemente intagliati, mentre è solo un lontano ricordo lo splendore del culto liturgico, officiato da un clero numeroso e battagliero. Il vuoto dei ministri addetti alla chiesa si rispecchia negli stalli silenti, ormai ripostiglio polveroso di antichi cimeli. L'attiguo oratorio del Carmine è a sua volta testimonianza di una forma molto intensa e vissuta di aggregazione sociale. La confraternita, che nel Mezzogiorno d'Italia si sviluppò notevolmente all'indomani del Concilio di Trento, in un periodo difficile di dominazione straniera. La pietà assunse allora i connotati dell'emulazione e i confratelli si ingegnavano a procurare alla loro chiesa e al loro culto quanto di meglio potevano, cercando nella capitale del viceregno Napoli esempi, modelli e maestranze. Accanto agli arredi sacri, alla suppellettile per il culto, degne di nota sono le panche con postergale decorate in stile barocco, nelle quali i figli del popolo trovavano una loro collocazione sociale e religiosa emergendo dall'anonimato. I
il seggio del priore con cimasa e braccia più riccamente intagliate, reca evidente il segno distintivo di una gerarchia, nella quale trovava spazio e si esprimeva anche la società contadina ed artigiana. Se qui come a Longobucco, a Campana, a Luzzi, a San Pietro in Guarano, persistono tali forme di aggregazione e di pietà, è segno che i valori e le tradizioni del passato sono profondamente legate alla società che le esprime.